Buongiorno, rappresento la LUM Jamonet di Casa Massima, è una realtà giovane che ha un partenariato particolare con la mega trend di John Hesbitt di Belgrado. Teobide se prestavi, ma io sono felice in Gnarella, per me lo esostavi. I prestamiam Universitet LUM Jean Monnet is Casa Massime, to provincia Bari. Mi smo jedan kako da kažem mladi univerzitet koji živi jedno 15 godina i imamo dugogodišnju saradnju sa univerzitetom John Hesbitt iz Beograda. Koji je cilj vaše posete? Che scopo è la vostra visita? Allora, lo scopo della nostra visita è dopo la visita che hanno fatto a Bari gli amici della zona franca, della Camera di Commercio e dell'Università di Belgrado, che siamo venuti qui proprio per poter capire e poter avere una collaborazione fattiva con tutto ciò che riguarda questa novità di una zona franca industriale e con la Camera di Commercio sia di Pescara e ampliare i rapporti che si hanno con l'Università. U okviru naše saradnje sa Univerzitetom John Hesbitt imali smo posetu predstavnika Prirodne komore Niš, regionalne Prirodne komore Niš, i slobodne zone Pirot i na osnovu njihovih prezentacija smo želili da ne samo da uzvratimo posetu, već i da vidimo jedan novi region koji nama doduše nije poznat i na osnovu bližeg upoznavanja da proširimo saradnju ili eventualno da nađemo nove vidove saradnje koji bi mogli da doprinesu učvršćivanju odnosa i sigurno i razvoju ovog regiona. Kako saznamo, razgovarat će se i o velikom projektu koji Slobodna zona pokušava da realizuje, a to je izgradnja logističkog centra. Come abbiamo capito, questo è il tema principale proprio per quale siamo venuti qua alla zona franca di Pirot, è la possibilità e i programmi che esistono già da tempo qui a Pirot di costruzione del centro logistico di zona franca di Pirot. Io credo che questo poi è già un caso. Questo è una delle cose più importanti. Noi portiamo il know-how della zona logistica di Bari, che è una oggi delle più belle e attrattive che ci sono, per cui una collaborazione iniziale e una collaborazione dopo di questo scambio di know-how potrebbe essere. Inoltre ci sono, io personalmente rappresento degli imprenditori italiani interessati ad investire a Pirot. Svakako to je jedan od glavnih motiva zašto smo ovde, jer u našoj regiji u Italiji postoji jedan veliki Interporto koji se bavi baš logistikom. Imamo je predstavnika, vidjet ćete ga kasnije, predstavnika Interporta iz Barija, koji će u svakom slučaju, ako su, i nadam se da će se uspostaviti ta saradnja, da doprinose prenosom know-how-a, sopstvenim iskustvima, sopstvenim rešenjima, da potpomogne stvaranje ovog logističkog centra u